Allora, questa volta spero di sbrigarmela un po' più in fretta, cioè di fare video un po' più corti, perché la cosa è semplice: come incastrare qualcuno col DNA. In realtà ancora noi non sappiamo se penalmente sarebbe sufficiente. Diciamo che lo sapremo al termine del processo per Yara, per l'omicidio di Yara, e in pratica anche da un altro fattore: vedere se nel frattempo usciranno altre prove oltre al DNA contro Bossetti. Per adesso c'è un nulla di fatto, sia chiaro, un testimone oculare, l'unico che aveva ricevuto le confidenze di Yara, cioè il fratello di Yara, e l'aveva visto quest'uomo che seguiva Yara in chiesa a pochi metri. Quando gli ha fatto vedere la foto di Bossetti ha detto: non è lui, quello era un uomo cicciottello, tutto diverso. Hanno chiesto a tutte le compagne di corso di ginnastica di quell'anno, ovviamente, di Yara, se hanno visto quell'uomo Bossetti aggirarsi intorno alla palestra. Sono una dozzina di ragazze, nessuna l'ha mai visto. Voi immaginatevi una dozzina di ragazze che per giorni va dentro e fuori a questa palestra, dove secondo la teoria Bossetti sarebbe sempre lì appostato a guardare Yara, e nessuno l'aveva visto. Quando fra l'altro sappiamo anche che Yara, lo sappiamo dall'episodio del fratellino, è una che si confida. Cioè, in pratica, si è confidata col fratellino, che fra l'altro aveva 9 anni, 4 anni meno. Di solito le sorelle maggiori non prendono in gran considerazione l'aiuto di un fratello di 9 anni, ma comunque ha sentito il bisogno di dire: guarda, quello lì è quello che mi seguiva. Figuratevi se non avrebbe fatto lo stesso con le sue compagne coetanee. Se uscita dalla palestra avesse visto quell'uomo lì in macchina, non l'avrebbe detto a una sua amica con cui è uscita dalla palestra: guarda, quello lì mi segue da un po', mi fa paura. Per ora non si trova nessun tipo di collegamento, anche molte soffiate, l'altra volta sono stato un po' ironico e me ne scuso perché crea confusione, ma seriamente quel fatto che lui frequentava quel locale non c'entra un accidente. La soffiata era che qualcuno aveva avuto l'impressione di averlo visto in quel luogo. Vanno dal titolare e hanno detto: io non l'ho mai visto il titolare, ma potrebbe essere, vabbè. Vanno in un'altra locanda, non l'hanno visto neanche lì. Il punto è che è una cosa statistica. Quando tu chiedi a migliaia di persone, perché tra Brembate e Mapello arriviamo a 8.000 circa, avete visto quest'uomo e fai vedere solo una foto, un uomo che loro non conoscono personalmente, qualcuno che ci assomiglia l'avranno visto. Per la legge dei grandi numeri almeno una decina di persone diranno: ma sì, mi sembra, l'ho visto in un locale, l'ho visto vicino a casa di Yara, l'ho visto qui, l'ho visto là. Ma non sono affidabili. Ho provato a fare un giochetto mentale, vi invito come esperimento psicologico a fare lo stesso anche voi, di ricordarmi dove ho visto Bossetti. Io vivo in un'altra regione e non penso di aver mai visto il vero Bossetti, però un anno indietro nei ricordi c'era un professore di dattilografia che era identico a Bossetti. Mi ricordo un'altra volta in un bar all'aperto che c'era un tipo, fra l'altro molto antipatico, che parlava ad alta voce, bestemmiava pure, che era identico a Bossetti. Addirittura domenica scorsa sono andato al lago di Levico e nel Lido, una spiaggia molto grande, più che altro un prato che c'è davanti al lago, ho voluto fare il giochetto mentale, vediamo un po' se qui trovo Bossetti. Due ne ho trovati Bossetti, uno dei quali sembrava un sosia, alto, magro, questo viso così un po' scarno, roseo, questi capelli un po' brezzolati, un po' smossi. Non era Bossetti, Bossetti è in carcere attualmente. Ma voglio dire, se tu lo chiedi a migliaia di persone, gente che non lo conosce di persona, perché quello è il fatto, no? La moglie di Bossetti, suo marito, lo riconosce, lo distingue da un altro che gli assomiglia solo. Gli altri no. Ecco che quindi quelle dichiarazioni di averlo visto vicino a casa di Yara, vicino alla palestra, non contano niente, non valgono niente, come d'altronde ci confermano le ragazze che lì ci bazzicavano di continuo e non l'hanno mai visto. Comunque, vabbè, chiudiamo un attimo la parentesi, anche se poi torneremo pure sul caso di Yara. Adesso si parla di un'altra cosa. Se non emergono altri fattori, si arriva al processo e Bossetti viene condannato, accadrà solo per il DNA. Sarà un precedente. Magari in Italia non c'è il valore del precedente che c'è nella giurisprudenza americana, ma comunque varrebbe qualche cosina anche da noi, io credo. Il precedente ci porterebbe in una nuova era, piena di rischi e opportunità. Forse questo l'ho già detto, ma non importa, lo ripeto adesso. Cioè, il rischio è che chiunque può farci accusare di un delitto facilmente, come vedremo adesso, vi spiego come si fa, è molto semplice. L'opportunità, beh, anche noi possiamo incolpare qualcuno che si sta sulle palle e farlo andare in carcere, oltre che possiamo uccidere chi odiamo e poi trovare un capro espiatorio che vada a carcere, in carcere al posto nostro. Come si realizza tutto questo? È molto semplice.
Nei precedenti video io avevo parlato dell'esempio del capello, no? Il capello, la sigaretta o la gomma da masticare. Sì, quello è un sistema, però diciamo la verità, questi vengono considerati elementi così, proprio troppo facilmente trasportabili, casuali, eccetera. Di solito gli esperti e la scientifica amano altri tipi di indizi che considerano più significativi. Per esempio, non sarebbe perfetto, lavorando in una logica criminale, che voi volete uccidere questa donna, magari pure stuprarla, ma chi sia un altro, magari il vostro nemico, o comunque uno qualunque, l'importante è che non siate voi a finire in carcere, se trovassero del liquido seminale di un altro uomo, ma è una prova schiacciante. E viene da chiedersi come si fa a procurarsi il liquido seminale, soprattutto se tu sei un uomo e non hai fatto una certa scelta di vita. Poi tra l'altro bisognerebbe essere bravi anche a corteggiare, ma qui divago. C'è un modo molto semplice per procurarsi il liquido seminale maschile senza iscriversi al CGAY, diciamo. Non tutti sanno che ci sono un sacco di, come posso dire, banche del seme non autorizzate in tutte le città italiane, anche nei paesi più piccoli. Non hanno una grande struttura, di solito sono in zone di periferia, vicino a fiumi, circonvallazioni, tangenziali, parchi, un po' di periferia. Voi andate lì e troverete liquido seminale, tutto quello che volete, contenuto non in ampolle di vetro, ma in piccoli palloncini di lattice, di gomma. L'operazione è semplicissima, è un po' schifosa. Voi vi munite dei guanti, andate in queste zone, trovate questi che in pratica si può dire sono preservativi usati, zona di prostituzione, la notte prima follie, preservativi buttati per terra e all'interno, ben conservati in questo lattice, gocce di liquido seminale di qualche uomo, un disgraziato qualsiasi. Raccogliamo il preservativo, scegliamo uno che abbia un contenuto abbondante in buono stato, che non sia lì da mesi tutto rinsecchito, lo mettiamo in una scatoletta, poi andiamo, uccidiamo la donna, magari la stupiamo prima, però noi stiamo attenti a non lasciare il nostro liquido seminale. Prima di andarcene svuotiamo il preservativo che abbiamo raccolto nella vagina, sul seno, ce ne andiamo, arriva la scientifica, analisi, tampone vaginale, analisi tutto il corpo, liquido seminale maschile, donna stuprata. Chi volete che sia il colpevole? Il DNA non può sbagliare, come dice la Letizia Ruggeri. Hanno trovato il colpevole, ancora non sanno il nome. Ma continuando a scandagliare, alla fine troveranno qualcosa, come hanno fatto con Massimo Bossetti. Il liquido seminale non vi piace? Magari volete il sangue? Volete il sangue nel senso che vi sembra ancora più difficile da ottenere? Il sangue si può ottenere, ci sono vari tocchetti. Piano non serve fare un prelievo come in ospedale con una siringa, che sarebbe un po' complicato convincere un tizio, magari il nostro peggiore nemico, a farsi fare un'iniezione, un prelievo da noi. C'è un sistema molto più semplice, non so se si vede bene, ma io ci provo lo stesso. Vedete che cos'è questo? Non lo vedete? È una puntina. E vabbè, fidatevi, è una puntina da disegno, anche se questa è più che da disegno, da tappezziere credo, ma comunque vabbè, l'ho ripresa. Il trucchetto della puntina, uno scherzo un po' infantile e un po' bastardo: si mette la puntina su una sedia, la sedia della persona di cui vogliamo il prelievo di sangue. Se poi a noi non interessa chi sia questa persona, perché non vogliamo incastrare uno specifico, ma uno qualunque, purché ci sia un capo espiatorio, vabbè, la mettiamo su questa sedia. Quando la persona si siede, la punta di circa 5-6 mm entra nella ciccia della natica. Trova tessuto vascolarizzato, l'epidermide, anche se c'è un sacco di ciccia non molto vascolarizzata. La goccia di sangue c'è su questa punta. Poi che cosa accadrà? Noi ovviamente magari non siamo neanche lì per non farci scoprire. La mettiamo lì, ce ne andiamo e torniamo dopo. Quando quest'uomo magari nel suo ufficio lo lascia al termine dell'ora di lavoro, un collega qualunque, che cosa farà questo tipo dopo che è stato punto? Dirà aia, magari dirà anche scherzi nel casso, ma dopo non è che si porta la puntina a casa, che senso ha? Toglie la sederina, la butta nel cestino, la butta per terra con rabbia, non importa, noi dopo torniamo nella stanza, diamo un'occhiatina nel cestino, per terra, la troviamo, e quando guardiamo da vicino questa puntina
scopriremo che c'è su bel sangue. È sufficiente. A questo punto portiamo la puntina, uccidiamo la nostra vittima, magari l'abbiamo già uccisa, abbiamo il corpo nascosto con calma. Dopo lo porteremo in un altro posto, magari a Chignolo d'Isola, in un bel piazzale, ma intanto ce lo teniamo in casa perché dobbiamo camuffare le cose. Cosa facciamo? Beh, potremmo mettere questa goccia di sangue ovunque, ma il posto migliore secondo me è questo, le unghie, sotto le unghie della vittima. Tu prendi la puntina, questo so se riesco a farvelo vedere bene. Aiuawa, ecco, adesso c'è pure sui sangue, per cui una simulazione perfetta, e fai così. Pulisci, diciamo, la punta della puntina insanguinata sull'unghia, sull'interno dell'unghia, se c'è più sangue anche su più unghie volendo, ma di solito si usa l'indice perché è quella che è più forte, l'indice, a parte il pollice. E viene andato, ovviamente vi portate via la puntina, che è meglio non lasciarla lì, che creerebbe confusione. Arriva la scientifica, CSI, eccetera, eccetera, si mettono tutte le cose, gli astronauti, fanno i prelievi, sotto le unghie guardano sempre, perché è un classico. La vittima ha perso lo scontro con l'aggressore, però magari ha lottato prima, è graffio, lo fanno le donne, ma alla fine anche un uomo, se si viene aggredito, mette le mani avanti. Trovano tracce di sangue, controllano e scoprono che non è il sangue della vittima, è il sangue di un uomo, è il sangue dell'aggressore, dell'omicida. Il DNA non può sbagliare, è sicuramente lui, chi volete che sia. Uno che ha fatto la puntina da disegno, il sangue, e ma chi è che viene in mente una cosa così? Ci vorrebbe ingegno, una cosa proprio, un pensiero, mettere insieme tre idee insieme, tutte di fila, chi ci riesce? Oh, siamo un popolo di rincoglioniti, no? Giusto? Questi sono due sistemi semplicissimi, se ne possono trovare altri 200 ovviamente, con qualunque altro tipo di fluido, potete avere salive, potete avere pezzi di pelle, ferite varie, si può trovare in qualunque modo, e poi camuffarle. Adesso però consideriamo anche un aspetto non solo tecnico, diciamo, dello spostamento di questi prelievi, ma pratico, psicologico. Cioè è ragionevole che uno prepari tutto questo in modo premeditato. Molto spesso, a parte che quello che accade nei libri gialli, ma di solito la maggioranza dei delitti sono, diciamo, preterintenzionali, cioè la persona sì, quando è lì non è che lo uccide per caso, che quello sarebbe colposo, però non aveva premeditato di ucciderlo. Non è sempre vero, ma diciamo che statisticamente sono più numerosi quelli preterintenzionali, secondo la mia statistica che ho fatto mentalmente. Questo vuol dire che non è realistico che uno abbia sempre con sé il DNA di qualcun altro, preservativi usati, puntine da disegno con del sangue. Non viene in mente di pensarci prima queste cose. E d'altronde dopo, si può farlo dopo. Le urla, il sangue per terra, tu scappi, magari qualcuno ha sentito le urla, già arriva la polizia, cosa fai? Torni? Ti fai strada tra gli agenti, gli aspetta che devo mettergli un po' di DNA. Cioè, in molti casi, in molte dinamiche, non è realistico riuscire a manipolare così la scena del crimine. Però, nel caso di Yara lo sarebbe stato. Perché ci sono quei 90 giorni, quei 3 mesi, in cui il corpo è rimasto all'addiaccio, in apparenza, perché poi il corpo è stato definito quasi mummificato. È un po' strano che un corpo all'aperto, all'aria, al sole, si mummifichi. Un corpo tenuto in una cantina, in un sacco di plastica, arriva ad avere quella strana degenerazione che non è evaporazione totale, i liquidi vengono trattenuti dalla plastica o dalla zona umida chiusa, il sole non permette di accelerare col calore assieme ai liquidi della pioggia. E tutte le reazioni chimiche hanno bisogno di liquidi, di calore. Quindi certo, se tu lo tieni in una cantina, in un sacco di plastica, può mummificarsi un corpo, ma all'aperto. Perché vi dico questo? Perché insomma a me sta cosa che è rimasto lì 90 giorni senza che nessuno l'abbia visto non mi convince, come non convinceva, se vi ricordate il precedente video in cui vi ho parlato di quella testimonianza, di un ragazzo che viveva lì vicino e che d'impulso al giornalista ha detto: per me è impossibile che sia rimasto lì 90 giorni e nessuno l'abbia visto, citando le molte persone che tutto sommato frequentano quel piazzale. Gente che fa footing, gente con i cani, gli operai di tutte le fabbriche lì vicino, i cantieri là vicino, tutti quelli della discoteca, unica zona di attrazione di tutta la zona Brambate e Mapello, perché è un mortorio sto paese, insomma, non c'è solo questa discoteca. 90 giorni non è stato neanche seppellito il corpo di Yara, solo dietro due erbacce e nessuno lo vede per 90 giorni. Per me questo è un mistero, un'incoerenza.
e per risolvere l'incoerenza vengono in mente delle cose. Ipotesi. Ipotesi numero 1. Il corpo non è rimasto lì 90 giorni. È stato tenuto in un posto nascosto, probabilmente appunto una cantina, un garage, magari, anzi sicuramente in questo caso di proprietà dell'assassino o di uno degli assassini. E solo dopo, magari quando triste Alice è cominciato a puzzare, c'era la paura che l'odore cominciasse a attirare gente, a far scoprire il cadavere, cosa che è già successa come fatti di cronaca, ha fatto pensare all'assassino che era meglio portarlo via da casa propria, questo cadavere. Lasciarlo in un posto qualunque, all'aperto, che lo trovino, che finisca lì. Però vedete, se questa cosa è vera, ha avuto un sacco di tempo col cadavere in casa, sia per rimuovere le proprie tracce, ma anche per aggiungere gli altri. E le due cose, come dire, in un certo senso sono collegate. Perché vedete, o ipotesi numero uno, davvero quel sangue è dell'assassino, che si è tagliato mentre agiva sopra gli ali. Ma allora tu c'hai il corpo in cantina per 2 mesi e non ti viene in mente, forse è meglio che cancello queste tracce, magari che gli tolgo i vestiti, li brucio. Niente, lo tengo lì con tutte le mie tracce e poi lo consegno alla polizia. Ci vuole un genio per pensare una cosa del genere. Altra ipotesi invece, l'assassino non ha lasciato tracce evidenti sul corpo, non si è affatto tagliato. E per questo non ha bruciato i vestiti e non gliela tolgo. Però in quell'arco di tempo in cui ho avuto il cadavere a disposizione, gli è venuto in mente, se trovo materiale genetico di qualcun altro, lo lascio su, prima di lasciare il cadavere all'aperto, troverebbe un altro colpevole, sarebbe utile per me. Ha avuto un sacco di tempo. Questa è una teoria, l'ipotesi che in realtà il corpo non sia rimasto lì tutti i 90 giorni, ma soltanto pochi giorni, mentre prima per 2 mesi e qualche settimana era rimasto nascosto da qualche parte, un luogo che sappiamo non essere battuto dal sole, non all'aria, chiuso. Una cantina o anche un luogo magari un po' all'aperto, però comunque il corpo era chiuso, sigillato in un filo di plastica, in un sacco di plastica, se no non si arriva alla mummificazione, insomma questa specie di mummificazione degenera, è biodegradabile il corpo umano, si scioglie la pelle, non diventa come cuoio, cioè è una cosa diversa. Comunque consideriamo anche invece l'altra ipotesi, quella che sembra essere più accreditata per gli inquirenti, che il corpo sia rimasto veramente lì 90 giorni. Una strana coincidenza, no? 90 giorni all'aperto, nessuno se ne accorge. Ci sono diverse possibilità. Una possibilità è che qualcuno se ne sia accorto, ma non ha fatto denuncia. Può sembrare strano che ci sia qualcuno così poco, con così poco senso civico da trovare il corpo di una ragazza morta e di dire: chi se ne frega, ci penserà qualcun altro, io me ne vado. Secondo voi non esiste? Non si trova in Italia, magari tra i barboni, i balordi che vivono per strada, problemi con la polizia, poca voglia di chiamare i carabinieri, magari se volete alimentare certe teorie, un bel immigrato clandestino, no? Perché per quando c'è reato di clandestinità sono tutti delinquenti, quindi stanno lontani dalla polizia. Magari a volte alcuni salvano una vita umana, però poi scappano perché hanno paura della polizia. Vabbè. Il discorso qual è? Io credo che questi balordi esistano. Non stiamo qui a giocare alle percentuali che non ha alcuna importanza. Esistono. Non sono uno su un miliardo. L'1%, forse il 5% della popolazione è così. Gente che vive all'abbiaccio, drogati, alcolizzati, barboni. Non hanno una casa. Se ne fottono della legge, la violano ogni volta che possono per avere qualcosa di che vivere. La mia teoria, vedete, è più complicata e quindi anche, se volete, un po' più cervellotica, ma a di bello, come vedremo, spiega un altro mistero che ancora non è riuscito a spiegare, in effetti, quello degli slip tagliati. Perché tagliare gli slip? Perché non glieli togli i pantaloni? La mia ipotesi è questa. Diciamo che Yara davvero, e quindi qua si parla di una seconda ipotesi, non quella della cantina, Yara davvero è stata subito abbandonata in quel campo. Supponiamo però che qualche balordo che gironzola presso una discoteca, di un cantiere, di un piazzale, di periferia, sono zone un po', diciamo, apprezzate, di solito questi qui non amano stare in certe zone troppo frequentate dalla polizia. Che succede allora? Lui va zonzo come sempre, magari
così, per drammatizzare un po', ma anche renderlo più realistico, perché questo cespuglio c'era, no? Yara era all'interno di questa zona, che non era quella dove c'è il ghiaino, la terra dove la gente cammina, ma era una specie di aiuola, però ovviamente non curata come un'aiuola con i fiorellini, erbacce, dove c'era questa erba a 75 metri di altezza, che quindi può nascondere un cadavere che, essendo sdraiato, non occupa più di 20 cm come altezza. Quindi diciamo che è abbastanza plausibile, anche se 90 giorni sono davvero tanti, che la maggioranza delle persone non veda questo corpo nascosto in un posto dove non ti viene voglia di entrare, perché se vedi queste erbe alte un metro, che ci vuoi fare? Qualcuno ci va a fare qualcosa, ci può andare a fare i bisogni, è lì in pieno giorno, non ha una casa, non ha un bagno, però gli scappa. Invece di farlo lì davanti a tutti, vede questo cespuglio con l'erba un po' alta, vado là dentro. Chi vuole dormire, chi vuole dorme all'aperto, perché appunto è un senza tetto, di solito preferisce farlo dove non è troppo visto, per evitare anche magari di essere così rapinato da un altro barbone o preso di mira da tempisti vari. Drogato, che si può fare un bel viaggetto, ma visto che il corpo lo lascia lì, è meglio lasciarlo un po' nascosto, no? Cercano sempre qualche buco un po' oscuro dove infilarsi. Diciamo quindi che è abbastanza balordo. Vede questo cespuglio, queste erbacce alte, ci entra dentro, cosa un po' innaturale, che la maggioranza della gente non farebbe. Sorpresa, cosa trova? Trova un cadavere? È un medico legale questo. Si capiva che Yara era cadavere, era morto? Beh, dopo 3 mesi penso proprio di sì, se poi era mummificata. Ma dopo pochi giorni, Yara, da quel che risulta, non aveva nessun segno in faccia, neanche una piccola feritina in faccia. Ne aveva un paio sul collo, sui lati, sulla schiena, ma dove era comunque tutta vestita. Non aveva un coltello infilato nel torace, non aveva neanche grandi macchie di sangue. Voi pensate che i taglietti, che sono stati definiti di sadismo, che per me è ridicolo, comunque la scientifica ci ha detto, sono stati fatti quando la Yara era o svenuta o probabilmente addirittura già morta. Perché dicono questo? Perché non c'è sangue. E se una persona è viva, il cuore batte, il cuore la pompa spinge. Tu fai un buco nel corpo, la pompa spinge fuori sangue. A spruzzo, se è un'arteria, o goccia a goccia, se sono capillari o corpi arteriosi, venosi. Ma voglio dire, spinge fuori. Se una persona è morta, la pompa è ferma. Tu buchi, non viene fuori niente di sangue. Dovresti strizzare il corpo con le mani per far uscire un po' di sangue, come fosse una spugna. Non c'era sangue, se non in quantità infinitesimali, vicino a questi taglietti. Sono stati fatti quando era già morta, anche questo è un po' un mistero su cui dovremmo indagare, ma adesso ci interessa un altro aspetto. Tutti questi dettagli che conosciamo del suo corpo, considerando anche la temperatura era sullo zero in quei giorni, novembre, fine di novembre, si conservano bene il corpo, dopo pochi giorni, non è certo che ci sia già la decomposizione, ci mancherebbe. Quell'uomo, quel balordo, potrebbe non aver visto cadavere di una ragazza, ma una ragazza, una bella ninfa addormentata, ubriaca, sotto l'effetto di qualche droga, quello forse sì, perché probabilmente ha provato a scuoterla e dirgli, oh, che c'hai, stai male, ma lei non dice niente. Ma lui non pensa subito è morta, perché non ha l'aspetto di una morta, non c'ha ferite evidenti. Lui sa che a 150 metri in aria c'è una discoteca, sabato sera follia, alcol, pastigliette con sui disegnini dei cuoricini, delle stelline. La notte, i moribondi tutto intorno alla discoteca, gente che vomita per terra, che si addormenta per strada, in mezzo a un prato. Probabilmente il barodo che frequentava questa zona da tempo aveva già visto, magari domenica mattina, ma poi sabato sera, questa varia umanità dolente, questi giovani, che avevano preso una sbornia o un effetto un po' troppo duraturo di certe pastiglie, e non si è neanche stupito molto, per lui quella era solo un'opportunità. E mi viene in mente dello zio Michele, si chiamava Michele, quello di Sarascazzi. Lo zio Michele, piccola divagazione, ha raccontato un sacco di balle, però una cosa secondo me vera è quella che non le avevano detto di dire la figlia e la moglie di cui era terrorizzato,
È un particolare che si è inventato lui, ma che secondo me non se l'è inventato, perché non viene in mente di inventarsi una cosa del genere. Lui ha detto che quando stava per mollare il corpo di Yara, no scusate, quando stiamo parlando di Sara Scazzi, il corpo di Sara in questa, non so, una specie di cisterna d'acqua sotterranea, c'è anche un nome tecnico, adesso non mi viene in mente, con una piccola apertura che dà in mezzo al prato in pratica, per cui un posto fratto di una sua proprietà, quindi difficilmente ritrovabile, lui spoglie il corpo di Sara e sta per buttarlo di sotto, ma poi ha confessato agli inquirenti che quando l'ha vista minuta, bellissima, bianca, ha avuto una tentazione e l'ha, diciamo, molestata sessualmente. Raccapricciante, impossibile, non può capitare? No. Speriamo, diciamo, che il livello di ottimismo può variare in questo senso. Tenete conto di una cosa, gli uomini non sono attirati sessualmente dalle donne, purtroppo sono attirati dal corpo delle donne. Ancora oggi ci sono l'evoluzione delle bambole gonfiabili, ma non so, quelle schifezze che insomma era una roba con una bocca così un po' sorpresa, un'espressione che rovinava un po' l'atmosfera, non che le abbia mai usate ovviamente, ma le ho viste insomma per scherzo, a volte qualcuno le portava anche a scuola. Adesso ci sono dei modelli da $10,000 in su, fatti in lattice di gomma, molto realistiche, però vedete, quelle donne non sono in realtà copie di donne, sono copie di cadaveri di donne. Non parlano, non si muovono, come un cadavere. Vanno a ruba. Centinaia di migliaia di uomini spendono un sacco di soldi per avere sto cadavere in casa. Insomma, il sospetto è che se qualcuno ha questa opportunità, sapendo che nessuno al mondo lo saprà mai, perché sei lì da solo, nessuno può saperlo, questa attrazione che per alcuni uomini un po' più sfigati di altri è anche poi una repressione di una vita, quando mai lo zio Michele si è potuto permettere di frugare nelle bellezze intime di una giovanissima ragazza, su via, dai. Cioè, in pratica, lui ha avuto questa tentazione. Nel nostro caso, adesso abbandoniamo Sara Scazzi e torniamo a Yara Gambinasio, non è neanche necessario arrivare a immaginare una specie di necrofilo. È possibile che lui non sapesse che fosse morta, perché non aveva l'aspetto di un cadavere pochi giorni dopo. Non aveva segni in faccia, non aveva coltelli, non aveva sangue. Era vicino a una discoteca. Ecco, nell'altra può aver pensato. Già l'altra settimana me ne sono fatta una ubriaca fradicia, stava vomitando e sono arrivato da dietro. Questa qui non sta vomitando, pure meglio. Ecco perché, vedete, questa, vabbè, lo so, non dico che sia probabilissima, è un'ipotesi che ha di buono che si attacca a qualche particolare irrisolto, cioè il taglio dei vestiti invece che sfilarli. Mi è venuto in mente, anche se quello riguarda una cosa del pronto soccorso, che c'è una situazione in cui tu tagli i vestiti invece di sfilarli, è quando non vuoi muovere troppo il corpo di una persona. Gli infermieri, i medici lo fanno per una persona che ha subito un forte trauma d'impatto, per cui potrebbe avere fratture scomposte. Togliergli i vestiti significa fargli fare molti movimenti delle braccia, anche delle gambe, sollevarlo di peso, sfilargli dall'altezza delle caviglie. Se c'è una frattura scomposta, significa che un osso è uscito dalla sua sede e è come un coltello di osso inserito nei tessuti, muovendosi taglia. Quindi non bisogna farlo, non bisogna muovere una persona che ha subito un grave trauma di impatto. Però se si deve accedere, magari proprio per accedere a un'altra ferita che si vuole suturare in qualche modo, bisogna togliere i vestiti, ma non toglierli, si tagliano. Si tagliano. Se tu li tagli, non muovi il corpo. Ma c'è un'altra ragione per cui uno potrebbe voler tagliare i vestiti. Se ha paura che la persona che vuole sbirciare è svenuta, sta solo dormendo o è sotto l'effetto di droghe o di alcol, ma comunque non pensi che sia morta, perché se pensi che sia morta puoi anche sfilargli i pantaloni, se sei necrofilo proprio. Tanto di sicuro non si risveglia se è morta, ma lui, nella nostra ipotesi, questo balordo, pensava forse viva, probabilmente viva, come ne ho già viste altre qua nei dintorni della discoteca in condizioni fuori di testa. Non voglio che si svegli, poi si metta a urlare, vengono fuori i problemi, io voglio spogliarla, voglio vederla nuda. Dov'è che vuole vederla nuda? Nel luogo di massima attrazione, l'origine del mondo. Vuole vederle quelle fessurine che le femmine tra le gambe, che insomma attirano enormemente i maschi. Quanto meno con dieta, decide di tagliare i vestiti, cioè di tagliare lo slip, e questo, vedete, spiegherebbe bene perché tagliarli invece che aspirarli.
in altri contesti, in altre dinamiche, ricostruzioni, non si trova una ragione valida di questo strano approccio. Anche perché si sa che quando è accaduto questo, Yara o era svenuta o morta. Lo si sa, è ovvio. Poi pensateci, lei lì è sveglia, è viva, si sta dimenando, e voi che cosa fate? Usate due mani, con una tenete fermo lo slip e con l'altra tagliate, mentre lei con le mani libere vi dà un sacco di cazzate in faccia, vi cava gli occhi con le unghiette, vi sembra realistico? No, lei non si ribellava più, solo così puoi arrivare a fare un movimento come quello di tagliare gli slip. Ma se era svenuta o addirittura morta, a questo punto puoi anche togliere i pantaloni, anche perché l'aggressore non ha una particolare paura che rinvenga. È già riuscito a farla svenire una volta, è un uomo, è adulto, è forte, si è già sbilanciato sul fatto di essere un aggressore, di essere stato visto in faccia. Qui è una situazione diversa, il balordo, uno qualunque che passa di lì e vede questa ragazza e la scambia per una ragazza svenuta sotto l'effetto di droga e decide di spogliarla con questo goffo sistema, goffo ma efficace per non svegliarla, diciamo, spiegherebbe però vedete se tutto questo fosse vero, se questa ipotesi è quella giusta. Noi conosceremo il nome di questo balordo e anche il cognome, Massimo Bossetti. Ma è possibile, Massimo Bossetti frequentava quel piazzale. Notizie contrastanti, comunque ce n'è una interessante secondo la quale lui andava a rifornirsi di materiali presso un'azienda che ha il cancello di entrata del cortile affacciato al piazzale di Chignolo d'Isola. Quindi, se fosse vera, e diciamo che è difficile che sia una fantasia questa perché si può verificarlo quando si comprano i materiali, questo da un lato potrebbe rendere più colpevole Bossetti perché vuol dire che quel piazzale lo conosceva bene, nonostante abbia cercato di far credere alla moglie qualcosa di diverso. Però, come ipotesi accessoria, c'è anche quella che lui sia quel balordo. Nessuno ha mai visto Bossetti con Yara da vivi. Però lui potrebbe quel giorno, magari sabato, perché va bene che ora fossero chiusi i cantieri o le aziende, ma sabato potevano anche essere aperti. Soltanto la mattina dopo, lui non sapeva niente, i giornali ancora non aveva detto un bel nulla dell'argomento, e poi non è detto che lui fosse uno che leggesse i giornali. C'è molta gente che è isolata a livello informativo in modo incredibile. Sono state fatte statistiche, sondaggi, messi in quelle rubriche intitolate strano ma vero, 30% non sa chi è il Presidente del Consiglio, dice Berlusconi, che cazzo ancora? No, adesso c'è Renzi, tutta un'altra discorsa. Quello che voglio dire è che non è che voi dovete pensare, ma se uno trova Yara, figure che se gli viene in mente di spogliarla. Se uno trova Yara e sa che è Yara, quella che cercano tutta Italia, ok, ma se è accaduto pochi giorni dopo, non è detto che chi l'ha incontrata abbia letto i giornali in quei due giorni o abbia ben fisso in mente tutta la persona scomparsa nella regione. Lui vede una ragazza che per quel che ne sai è una ragazza drogata, ubriaca, è bella, si può approfittarsene, almeno per spiarla. Potrebbe essere stato Bossetti, lui va lì, porta lì il suo furgone, incominciano a fare il carico, roba di edilizia, non è che si compra cacciavite, gli caricano 4 quintali di roba, ci mettono del tempo, c'è questo piazzale davanti, si fa la passeggiatina, magari diciamo pure del motivo per cui entra in questo cespuglio così alto, che appunto gli scappa di fare la pipì, non c'è bisogno di essere balordi per questo, supera questa piccola barriera perché dice vado in questa erba alta così nessuno mi vede, ma lì trova Yara, non sa che è Yara, non sa che è un cadavere. C'ha sempre questi attrezzi in tasca con un taglierino, si guarda intorno, la scuota un po', non si sveglia, ne approfitto, la sbircia, ma si taglia e lascia lì il suo sangue. Ora, questo qui, vedete, è teoricamente possibile, però ovviamente si scontrerebbe con alcuni fatti. Per esempio, se fosse vero, perché non lo dice? Cioè, anche se ci si fa una figura di merda, con decenza parlando, di trovare una ragazza che magari non pensi neanche sia morta, ma comunque sta male, questa qua rischia di morire per un'overdose, e tu pensi lì a spogliarla per vedere i genitali, cioè sei un pezzo di merda e ovviamente non ti piace divulgare la notizia. Però se l'alternativa è di essere accusato di aver ucciso e seviziato una ragazzina, a sto punto è meglio dire non l'ho uccisa, non l'ho seviziata, volevo guardargli tra le gambe, non sapevo che fosse morto. Ti sputtani a livello così di immagine, ma almeno non passi tutta la vita in carcere. Quindi insomma non è che io creda che questa ipotesi sia molto realistica, però una cosa vi dico, se Yara davvero è rimasta 90 giorni in quel piazzale, io credo davvero che qualcuno l'abbia trovata, magari più di uno, ma gente che o non aveva capito che era morta, o non aveva voglia di farsi coinvolgere con la polizia, con magari col fatto che
pedina penale dei balordi, danno la colpa a lui, poi no, ci mette, si mette niente. Magari aveva persino avuto precedenti per aggressioni a donne, cosa fa? Ho trovato una ragazza morta, non sono stato io, ma a questo punto dire sta zitto, lascia che la trovi qualcun altro. 90 giorni sono troppi, per me è sicuro che se è rimasta lì 90 giorni qualcuno è andato su quel corpo, per spogliarla, per toccarla, per togliere prove se l'assassino, per raggiungerlo, non lo so, ma qualcosa è successo, oppure non è rimasta lì tutto quel tempo. E per adesso concludo qui con una, no, non premessa, come si chiama quello che dice dopo, vabbè non importa, un epilogo. È chiaro che io ho fatto questo video non certo perché voglio convincere la gente a uccidere e poi dare la colpa a qualcun altro, ma in modo provocatorio per farvi vedere cosa sarebbe la vita se fosse possibile incolpare qualcuno solo per il DNA. Chiunque potrebbe incastrare qualunque altro. E oggi, con pochi minuti di video, vi ho dimostrato quanto è facile, anche con cose rilevanti come liquido seminale e sangue. Non parliamo poi di altre bazzeccole come la saliva su una sigaretta o un pezzettino di panino sbocconcellato preso da un cestino, insomma. Io spero che comunque vada questo caso di Yara, non si arrivi mai all'esito infausto. L'esito infausto sarebbe: non si trovano altre prove su Bossetti e ciò nonostante lo si condanna solo per il DNA. O trovate altre prove su Bossetti che confermano, o con tutti i dubbi del mondo e molti che continueranno a pensare che è lui colpevole, bisognerà assolverlo per quella che si chiama insufficienza di prove, che alcuni considerano una quasi colpevolezza, ma questa è un'altra faccenda.